Salve a tutti e benvenuti ad un altro incontro dedicato a Firenze Digitale. Io sono Sara Naldoni, Project Manager di Firenze Digitale e siamo sempre ospiti di Nana Bianca che come al solito ringraziamo per questa opportunità di parlare proprio del progetto Firenze Digitale. Nell'incontro di oggi andremo a scoprire chi sono i protagonisti della rete Firenze Digitale, oltre ovviamente al comune di Firenze che è stato al centro dei precedenti Open Talks. E andremo nello specifico a parlare con uno di questi importanti attori, che vi presenterò a brevissimo, per capire quali sono le soluzioni di servizi digitali che mette in campo per semplificare la vita dei cittadini e ovviamente al contempo anche per contribuire all'innovazione digitale in città. Intanto una brevissima parentesi, un'introduzione come al solito su che cos'è Firenze Digitale. Che è un progetto appunto che si basa proprio sulla collaborazione fra diversi protagonisti, attori, cittadini che collaborano proprio per promuovere l'innovazione in città, per promuovere la cultura digitale, i progetti di smart city. E quindi stiamo parlando di, sì, del mondo delle pubbliche amministrazioni, stiamo parlando di associazioni, del mondo delle imprese, ma anche dell'importante mondo delle utilities, cioè delle aziende che gestiscono servizi di interesse pubblico. Ecco, oggi parliamo nello specifico di un'importante utility che opera proprio sul territorio fiorentino e non solo, cioè parliamo di Publiacqua e dei servizi digitali che offre ai cittadini. E lo facciamo con Matteo Quadrio, responsabile servizi al cliente di Publiacqua. Benvenuto Matteo. Grazie Sara, ciao, grazie per avermi invitato. Ecco Matteo, prima diciamo di entrare un po' nel vivo della discussione, faccio una brevissima presentazione di Publiacqua, per casomai qualcuno non la conoscesse. Publiacqua è l'azienda di servizio pubblico che gestisce l'acquedotto del Comune di Firenze, ma non solo, anche di altri 44 comuni, tra cui Prato e Pistoia. E quindi diciamo serve un territorio in cui vivono oltre 1 milione di persone, se non sbaglio 1.300.000 persone. Esatto. Ecco, che cosa fa diciamo Publiacqua nello specifico? Diciamo che la cosa che forse si conosce di più, che porta l'acqua nelle case di ognuno di noi, pardon. Ma diciamo non è l'unica cosa che fa e sicuramente è tra le più importanti, ma forse non è la più importante, perché altre cose che fa è la gestione della fognatura e della depurazione. Quindi si occupa di restituire acqua pulita all'ambiente e quindi diciamo in un certo senso di chiudere il cosiddetto ciclo dell'acqua. Esatto. E come Publiacqua gestisce, diciamo, questi servizi? Lo fa attraverso, diciamo, gli importanti impianti, per esempio Lanconella, Mantignano, San Colombano, lo fa attraverso il lavoro di circa 650 persone, ma lo Esatto. fa ovviamente anche cercando di mettere sempre più in campo, l'innovazione tecnologica e digitale. Diciamo declinata su diversi aspetti, quindi non solo nelle soluzioni, diciamo, spe nello specifico legate al settore acquedottistico, ma anche nel settore customer care, cioè nei servizi per il cittadino utente di cui proprio Matteo si occupa, appunto dicevo, come responsabile dei servizi al cliente di Publiacqua. Ecco Matteo, dopo questa premessa, che forse alla fine non è stata poi così breve, ti faccio una domanda. Quali sono gli strumenti di canale che Publiacqua mette a disposizione, per essere sempre più vicina ai suoi cittadini, ai suoi utenti e per semplificarne la vita? Sì, allora Publiacqua in questi anni ha lavorato molto duramente, intensamente per offrire servizi mirati e puntuali ai suoi utenti. Oltre al canale tradizionale fisico, con i suoi sportelli fisici provinciali, oltre al canale telefonico, Publiacqua ha lavorato intensamente per sviluppare un canale digitale proprio. Ha creato un sito internet, in particolare un portale internet, ha creato un'app mobile e ha creato uno sportello digitale online. Questi servizi permettono al cittadino di poter interagire con noi, con l'azienda e poter stabilire un contatto che poi diventi un'utilità
utenza fisica ad un servizio una volta che Publiacqua gli fornisce il servizio idrico, in primis fognario o reciproco. L'utente può accedere al primo di questi servizi, che è il portale My Publiacqua, che è di fatto l'area personale di accesso di ogni singolo utente. Molto semplice, abbiamo seguito quelle che sono le linee marketing web di comunicazione, dove diamo supporto all'utente in qualunque sua forma. Possiamo avere l'utente che accede al sito all'inizio con una richiesta elementare tramite indirizzo email e password. Partiamo dal presupposto che il cittadino non deve avere l'utenza idrica di default, ma una volta che arrivo in città, compro la casa, faccio un esempio, faccio la richiesta per l'allacciamento, a quel punto entro a far parte del mondo Publiacqua. E qui abbiamo il primo step nel mondo digitale, che è quello della richiesta dell'attivazione tramite email. Lo step è molto importante perché la mail deve essere certificata. Deve essere certificata di modo tale che poi questa sia lo strumento fondamentale per l'attivazione digitale di tutta una serie di servizi che andremo a vedere. Quindi nel primo step il cliente può fare le domande più semplici per entrare quindi nei servizi standard, la voltura piuttosto che l'attivazione di un nuovo servizio. E qui nasce la prima fase di distinzione di utenza. Può essere un utente privato, quindi un privato cittadino accede nella funzione casa, può essere l'amministratore di un condominio, o può essere il responsabile di un'azienda, quindi legale rappresentante di un'azienda. Dopodiché l'utente entra a far parte del portale con tutta una serie di servizi. Può accedere a quelle che sono le sue utenze, può averne una o N. Un privato cittadino può avere la sua singola abitazione, può averne più di una, può essere al contempo amministratore di un condominio, amministratore delegato di un'azienda. Quindi io gli do la possibilità di interagire a tutto tondo con i servizi che Publiacqua ha per lui. Può gestire i contratti, quindi modificare tutte le informazioni legate all'indirizzo, i riferimenti, i servizi collegati, può gestire la voltura in primis. Come vedi c'è sempre la distinzione tra l'utenza, quindi se privato, condominio o azienda, perché in ogni step posso differenziare la tipologia di utente. Può segnalare una perdita o un guasto che ha all'interno della sua proprietà, quindi che anche se nello specifico è più delicato, ma specialmente può segnalare una perdita che vede sul suolo pubblico. Se è sul suolo privato, poi tramite contatto con l'azienda, con Publiacqua, gli diamo tutte le indicazioni e il supporto necessario per poter rivolgersi al suo idraulico di fiducia e risolvere il problema. Può inviare la lettura del contatore, quindi avere una costante visione di quelli che sono i suoi costumi, consumi, lapsus. Può richiedere un preventivo, se deve attivare un nuovo servizio, può inviare un reclamo, può aderire al servizio di bolletta web. Ci sono, mi sembra, diversi servizi proprio anche per avere un contatto diretto utile sia dal punto di vista dell'utente, per esempio inviare una segnalazione sicuramente utile dal punto di vista dell'utente, avere un canale diretto, ma anche dal punto di vista vostro, ecco, magari per intervenire in maniera tempestiva su eventuali problematiche. Quindi molto interessante. Scusa, ti ho interrotto un secondo, volevo sapere, la bolletta web in realtà è la solita bolletta in PDF che si riceve tramite mail o è qualcos'altro? No, direi proprio di no. L'adesione al servizio di bolletta web di fatto è il punto d'ingresso di un servizio decisamente evoluto, che è il progetto di bolletta digitale. Bolletta digitale è un
portale dedicato all'utente che gli permette di ricevere informazioni, news, comunicazioni specifiche, comunicazioni importanti che fanno parte del panorama dell'utenza, e è in modo decisamente, se vogliamo, dinamico, più proattivo nei confronti dell'utente, che quindi ha la possibilità di essere sempre in contatto con Publiacqua. Poi, una volta che gli è arrivata la bolletta, può pagare e scegliere fra i diversi metodi di pagamento, quindi quelli che sono i canali classici di carta di credito, pago PA, i servizi postali, piuttosto che bonifico bancario. Altrimenti, accedere al grande classico, il più amato, che è la domiciliazione bancaria. Solo ti interrompo un secondo solo per diciamo per chiarire anche per chi ci sta ascoltando che cosa si intende per domiciliazione bancaria. La domiciliazione bancaria, questo scioglilingua, è, esatto. È un servizio molto semplice e funzionale al tempo stesso, perché praticamente dà la possibilità all'utente di pagare le bollette periodiche attraverso il servizio bancario sul suo conto corrente. È molto semplice, praticamente l'utente può arrivare sul sito all'interno dell'area di MyPubliAcqua e caricare il codice di domiciliazione che PubliAcqua gli assegna con il proprio IBAN. Quindi funziona tutto in modo assolutamente dinamico. Allo Ottimo, quindi stesso, prego, scusami, non ti volevo interrompere, prego. No, che allo stesso modo volevo dire, tutte queste funzionalità sono state replicate sul secondo canale, che è l'app mobile, che è fruibile sia da smartphone che da tablet. Ok, quindi diciamo ci sono una serie di device grazie ai quali si può fruire di questo servizio, che mi sembra abbia una serie di funzionalità molto interessanti, dal contatto diretto, diciamo, per eventuali segnalazioni con PubliAcqua, diciamo, migliori opportunità per rimanere informati e avere una comunicazione più efficace tra PubliAcqua e il proprio utente, diciamo, sistemi anche di pagamento più rapidi, veloci e digitali. Quindi, diciamo, una serie di interessanti opportunità che MyPubliAcqua offre ai suoi cittadini utenti. Domanda, ci sono, se non sbaglio, almeno c'è un altro importante servizio che PubliAcqua ha lanciato non da tanto e che diciamo sempre si basa sulle nuove opportunità del digitale, giusto? Sì, ci sono diversi servizi che vanno a combinarsi. Sai, parlare di i servizi sono veramente tanti. Riuscire a parlarne e descriverli tutti in così poco tempo è veramente difficile. È un mondo assolutamente complesso, quello della gestione del servizio idrico integrato. Quindi noi abbiamo cercato sempre più, e continuiamo a farlo, nel cercare di fornire all'utente servizi che siano più user friendly, quindi più a portata di mano di tutti. Spesso quando parliamo di strumenti digitali pensiamo ai giovani, ai ragazzi, ma in realtà c'è anche tutta quella fascia di utenza intermedia che pensiamo agli anziani che con il supporto dei nipoti possono accedere a dei servizi per poter integrare e restare al passo con l'evoluzione stessa dell'utenza che PubliAcqua gli mette a disposizione. Un esempio fra tutti, con la mobile app abbiamo integrato delle funzionalità evolute dove ad esempio l'utente può arrivare a pagare il bollettino postale direttamente con lo smartphone, cosa impensabile fino a non molto tempo fa. È sufficiente inquadrare il QR code dal proprio device, dal proprio telefonino, come direbbero certi utenti, per ritrovare tutte le informazioni e le condizioni necessarie per il pagamento. Dopodiché, con il suo canale
bancario piuttosto, carta di credito, può procedere al pagamento. Servizi che fino a un paio d'anni fa erano considerati impensabili da distribuire a un device, come il telefono, oggi invece sono la realtà quotidiana. Da lì poi addirittura arriviamo a un servizio ancora più innovativo che qui vorrei presentare con un video. Vediamo. C'è lo sportello digitale Publiacqua. Parlare con noi non è mai stato così facile. Pochi semplici click per gestire le tue pratiche. Vai sul sito Publiacqua, accedi allo sportello e compila il form inserendo i tuoi dati personali. Una volta selezionata la pratica da svolgere, scegli la data e l'ora che preferisci per la videochiamata. Clicca su Richiedi appuntamento e riceverai una mail di conferma contenente il link all'elenco dei documenti necessari per portare a buon fine la tua pratica. 12 ore prima della videochiamata riceverai una mail di memo con un link utile a verificare la compatibilità del tuo browser e a collegarti con il nostro operatore. Alla data e all'ora da te scelte, collegati. Buongiorno, sì, signor Rossi. Grazie. Procediamo con la sua pratica. Ed inizia la videochiamata con il tuo consulente personale che ti aiuterà a completare la tua pratica in pochi minuti con l'invio della documentazione necessaria. Publiacqua accanto a te, quando lo decidi tu. Un altro interessante strumento digitale. Abbiamo già visto appunto il servizio web, app e anche lo sportello digitale, ma anche se un po' diciamo si è già intuito da questo video, nello specifico quali sono poi le funzionalità e come si può fare, ecco, per accedere allo sportello digitale? Sì, allora la caratteristica principale è evidente, il fatto di poter utilizzare uno sportello digitale che di fatto sostituisce lo sportello fisico. Tramite lo sportello digitale l'utente può usufruire di tutti i servizi che potrebbe usufruire recandosi fisicamente ad uno dei nostri sportelli tradizionali. Qui potrebbe trovare la stessa identica persona, lo stesso operatore che gli fornisce le stesse identiche informazioni e dove può arrivare a completare un iter informativo o procedurale, quindi portare a termine contratti, operazioni in modo certificato. Anche perché noi prestiamo molta attenzione ai servizi, alla privacy e ai servizi di sicurezza digitale per l'utente. Tutte queste infrastrutture sono certificate da società specifiche e siamo in grado di poter erogare in modo garantito tutte le informazioni. L'utente può stare tranquillo. L'unica cosa che serve è un computer, una webcam, uno smartphone o un tablet che abbia una connessione internet. Quindi, voglio dire, assolutamente alla portata di tutti. In fase di registrazione, l'unica accortezza che chiediamo all'utente è quella di prestare attenzione, oltre all'inserimento dei propri dati personali, nome, cognome, codice fiscale, è l'attenzione nel tipo di richiesta che viene a sottoporci, in modo tale che abbia con sé tutta la documentazione necessaria a terminare il processo. Il sistema gli ricorda quali che sono i documenti necessari, però spesso capita che comunque si sottovaluti quella che è la complessità di un iter che a volte è comunque complesso, perché va a chiedere informazioni di tipo personale, tipo catastale, piuttosto che tecnologiche legate a un impianto creato. Spesso le persone, specialmente i privati, non hanno la più pallida idea di che cosa gli stiamo chiedendo, perché ahimè non è banale, quando si parla di informazioni che è tipo catastale, anche con una cartina in mano, persone che non sono avvezze si perdono, quindi sta a noi con pazienza e professionalità cercare di fargli capire, di condurli al servizio, quali sono i benefici, come deve fare e quindi dare tutte le informazioni
del caso. Parlando di informazioni del caso, adesso mentre stavo parlando, mi sovviene che, ad esempio, nel caso della domiciliazione bancaria, di cui parlavamo poc'anzi, uno degli aspetti particolari e che è di interesse per l'utente è che quando l'utente sottoscrive il servizio di domiciliazione bancaria, Publiacqua, per regolamento, gli restituisce il deposito cauzionale con tanto di interesse. Quindi anche da quel punto di vista l'utente che vuole sottoscrivere fin da subito un contratto totalmente digitale con domiciliazione non deve neanche fare questo tipo di versamento. Quindi poi abbiamo i nostri sportellisti che sono di una professionalità decisamente elevata e sanno rispondere a tutte le richieste degli utenti. Lo strumento sicuramente dà una mano all'utente, però va da sé che ci sono delle situazioni che poi, come ricordiamo, è difficile un po' per tutti, voglio dire. E per questo abbiamo pensato a delle fasi di certificazione delle email, di certificazione dell'utente e poi anche un servizio di promemoria per porre attenzione al nostro utente di presentarsi il giorno all'ora che ha scelto lui, con attenzione, con tutta la documentazione necessaria. Quindi lo sportello digitale, semplice, funzionale, digitale. Sì, ecco, diciamo che questo mi sembra sicuramente un servizio nuovo molto utile, perché appunto permette di fare tutto con un'unica videochiamata, non bisogna muoversi da casa, si può decidere l'orario, ti viene mandato un promemoria, quindi diciamo anche un alert per ricordarti l'appuntamento scelto. Sei, diciamo, nella tua abitazione, in caso c'è bisogno di qualche altra documentazione perché magari l'hai dimenticata, comunque ti trovi già a casa tua, insomma. Esatto. mi sembra che abbia una serie di vantaggi non indifferenti. E, sì. Una domanda, ma quali sono i servizi, diciamo, che vengono più richiesti, più utilizzati dagli utenti dello sportello digitale? Ma sicuramente la voltura e l'attivazione sono i servizi più richiesti. Poi nell'altra restante parte dei casi sono la richiesta delle informazioni, perché comunque essendo uno strumento così dinamico ed immediato, abbiamo visto che gli utenti lo utilizzano molto, quindi è molto più pratico, quasi sicuramente, che recarsi allo sportello. Poi vada sé, in epoca di pandemia. Certo, e quindi in realtà mi dici appunto che è abbastanza uno strumento, un canale abbastanza utilizzato, nonostante sia, diciamo, così innovativo. Ecco, volevo chiederti se in realtà, diciamo, come hanno risposto i cittadini a questo nuovo servizio, avevano le competenze giuste, ecco, per utilizzarlo, hanno capito tutti esattamente come funzionava, insomma, qual è stata la risposta? Sì. Allora, avendo a che fare comunque con 1.200.000 utenti, spesso non è semplice. Una delle nostre caratteristiche è sicuramente la professionalità, come dicevo prima, ma anche la pazienza, l'attenzione a dare una risposta professionale e attenta a tutti gli utenti. Ad esempio, una cosa che fa un po' sorridere, ci sono stati utenti che hanno preso l'appuntamento online per lo sportello digitale e poi con tanto di stampa si sono presentati allo sportello fisico per fare l'appuntamento. Ricordo, quindi così sono cose simpatiche, però va da sé che anche noi, quindi, dobbiamo migliorare con la nostra comunicazione e stare ancora più attenti verso l'utente. Poi si aspettavano anche lì che gli sportelli fisici fossero ancora gestiti con la richiesta su appuntamento, invece no, da luglio siamo aperti full time e a disposizione dei nostri utenti. Ok, Matteo, grazie mille, fra l'altro anche perché grazie con questa ultima curiosità ci hai reso evidente che da una parte, insomma, è molto importante sviluppare nuovi servizi digitali sempre più efficienti, più vicini ai cittadini, ma dall'altra ovviamente questo processo deve essere accompagnato da attività per la formazione e la promozione delle competenze digitali, che faccia capire bene, insomma, anche quali sono le modalità di utilizzo dei servizi digitali nuovi, ma che metta anche
diciamo, in condizione cittadino utente poi di sfruttarne al meglio tutte le opportunità. E diciamo che poi questo è anche un po' uno degli obiettivi anche di questi Open Talks, diciamo degli incontri di formazione e promozione delle competenze digitali che si fanno ovviamente in collaborazione con gli attori principali di Firenze Digitale, quali appunto Publiacqua. Bene, io quindi Matteo ti ringrazio, grazie per questi spunti di riflessione. Grazie anche per la presentazione dei servizi digitali di Publiacqua per il cittadino e quindi alla prossima. Alla prossima. È stato un piacere, non mancherò. Grazie anche mille. Per noi. E fra l'altro questa è un'occasione per anticiparvi che Publiacqua sarà protagonista di altri Open Talks in cui appunto spiegherà un po' come anche l'innovazione tecnologica e digitale sia applicata in azienda sia per le diciamo soluzioni per gestire i servizi specifici di Publiacqua, quindi la gestione della risorsa idrica nel settore acquedottistico, ma diciamo più in generale come questa innovazione sia applicata per tutti i servizi al cittadino. Io quindi vi lascio ricordandovi che il prossimo Open Talks di Firenze Digitale avrà come protagonista la Camera di Commercio di Firenze, un altro importante partner del progetto, e sarà online il 10 novembre di quest'anno ovviamente. Quindi ancora grazie a tutti per aver partecipato, grazie per essere stati con noi e alla prossima.